Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, prova oggi della nuova GS1003 Tramontana. Andiamo, versione top. Allora, qua moto super tecnologica. Allora, per accenderla così. Ok, devo andare a fare benzina purtroppo. Mi ha spiegato un po' il meccanismo. Finalmente ragazzi, prova della top di gamma, insomma, diciamo, della nuova GS della BMW. Allora, usciamo da qua. Moto arrivata recentissimamente sul mercato, lì c'è la mia Hornet. Dobbiamo andare a cercare di fare benzina. Io non ho contanti dietro, ho solo il bancomat. Vabbè, vediamo se troviamo una stazione. Abbiamo 46 km di autonomia. Allora ragazzi, finalmente la nuova 1003 GS. Non vedevo l'ora di provarla. E adesso abbiamo l'opportunità addirittura nella versione opzione 719 Tramontana, ragazzi. Questa è la versione top delle 4, c'è cioè la versione base con livrea light white, quella bianca, c'è la GS Trophy, c'è la Triple Black, quella tutta nera. E c'è questa che è appunto la Tramontana, bellissima, con questa colorazione verde con i cerchi a raggi dorati. Siamo in quel di Piacenza e appunto tra poco ragazzi si va a provare la moto. Qua il benzinaio non c'è, ma devo comunque andare là per tornare indietro. Moto leggera ragazzi, mi aspettavo una moto più pesante, invece è più leggera di quanto mi aspettassi. E non è neanche secondo me troppo ingombrante. E sicuramente questo è un bel vantaggio. Là c'è un benzinaio. Vediamo un po' se è aperto però. No, forse quello lì è chiuso. È la prima volta, ragazzi, questa che provo il GS, perché ho provato, vabbè, avevo provato l'850 e 750 GS due anni fa all'evento BMW, ma non avevo mai testato la 1250, quindi è la prima volta fondamentalmente che provo il GS top di gamma. Allora, per quanto riguarda le caratteristiche, dai, magari iniziamo, poi mi fermerò a far benzina, quindi farò un taglio. Motore nuovo, ragazzi, nuovo GS, tutta nuova la moto, nuovo design. Poi mi fermerò anche per fare un video a metà prova. Abbiamo circa mezz'oretta, quindi non sarà un video lunghissimo. Non c'è Erika, quindi ragazzi, la moto oggi la proverò da solo. Per quanto riguarda le caratteristiche, dunque, la moto è un motore nuovo della BMW, shift cam, 1300 di cilindrata, bicilindrico, con una potenza di 145 cavalli a 7750 giri, mentre la coppia ben 149 Nm a 6500 giri, ragazzi. Questa moto fa concorrenza ovviamente alla Multistrada V4 della Ducati. La Multistrada con Gran Turismo ha più potenza, è vero, perché arriva a 170 cavalli, ma questa moto, ragazzi, ha 149 Nm di coppia. La Ducati ne ha 125, quindi questa moto comunque ha molta più coppia rispetto al motore Ducati, grazie al fatto che il motore ovviamente è un 1003. Abbiamo un peso, questo non si è capito bene perché il sito ufficiale diciamo che dice una cosa e poi si smentisce, perché il peso dovrebbe essere 237 kg in marcia, ma da qualche parte nel sito mettono che è a secco, in un'altra parte che è in marcia. Io vi riporto il dato, quello che dovrebbe essere corretto: 237 kg in marcia, questo dovrebbe essere il peso. Vi dico che comunque la moto non è pesante assolutamente, si gestisce molto bene. Quel benzinaio lì forse è aperto, non lo so, adesso vado a vedere. Comunque, altezza sella 850 mm, con la funzione sella adattiva si può portare a 820 mm. Diciamo che l'altezza adattiva permette di abbassare l'altezza sella, insomma, quando per esempio ci si ferma, bisogna smontare dalla moto, però è un optional e costa circa 500 euro. Serbatoio invece di 19 litri. Dunque, vediamo un attimo dove poter parcheggiare, che vediamo. Sì, questo è aperto per fortuna, perché col bancomat vediamo di fare benzina. Allora, discorso benzina, mi ha spiegato un po' il meccanismo, che non dovrebbe essere complicatissimo, però ragazzi, qua siamo sul top di gamma della BMW, ci sono sempre mille cose tecnologiche. Allora,
folle. La spegniamo, per spegnerla c'è il pulsante. Ok, quindi così si spegne. Vediamo di non fare casini. Allora, ok. Ok, benzina fatta per fortuna, perché non avevo contanti. Guardate ragazzi quanto è bella, con i cerchiaraggi dorati. Ovviamente qua abbiamo sulle pinze con quelle della spaccata Dynamic, quindi con la scritta rossa BMW. Allora riprendiamo, riprendiamo il nostro giro. Ovviamente queste sono moto di test, quindi me l'hanno portata, che era con 50 km di autonomia. Ho detto, non è che gliela riporto con autonomia zero la moto, non mi sembra neanche giusto, quindi facciamo benzina. Guardate qua, scritta opzione 719. Riaccendiamola e si riprende. Benzina te l'ho fatta adesso, quindi perché ancora fermarsi alla stazione? Beh, probabilmente si deve aggiornare un attimo. 10 euro ce li ho messi, ragazzi, poi se non me li ha presi non lo so, ma probabilmente è come le macchine che ci mette un attimo. Ah sì, ok, vedete che adesso sta salendo, bene bene. No, perché non volevo rimanere a piedi. Ok, via anche l'avviso. Eccoci qua con la nostra moto bella pronta, già fermi perché uno attraversa le strisce. Dove eravamo rimasti? Il serbatoio 19 litri, vi ho mostrato anche come si fa ad aprire il serbatoio sulla tramontana. L'avviamento, ragazzi, è keyless, io la chiave ce l'ho keyless, però è nella mia tasca, perché c'è la connessione, diciamo, keyless che avvia la moto. Il keyless è di serie sulla moto. Allora, siamo in modalità road e poi parliamo delle varie cose. Ero rimasto comunque al discorso serbatoio. Come ciclistica, telaio nuovo, tutta nuova la moto, comunque telaio in acciaio, teletto posteriore che in alluminio, sospensioni tutte nuove con telelever, paralever, versione Evo. Il DSA è un optional, poi ne parliamo del DSA, comunque sarebbe Dynamic Suspension Adjustment. Sospensioni fondamentalmente elettroniche, dovrebbero essere un'evoluzione delle Dynamic Kesa con compensazione automatica del carico, però sono optional e comprese comunque nel pacchetto Dynamic. Come impianto frenante c'è un doppio disco anteriore 310 mm con pinza radiale a 4 pistoncini, pinze marcate BMW. In questo caso sulla tramontana col pacchetto Dynamic sono le Sport Brake, mi sembra che si chiamino, comunque con la scritta rossa, più performanti. E poi posteriore singolo disco a 285 mm con pinza, due pistoncini. Una cosa, ho fatto 10 euro di benzina, la moto era in riserva, guardate, ho fatto queste tacche qua, ho fatto 2, 4, 5 tacchette. Ovviamente non ho fatto metà serbatoio, ma quasi, insomma, 10 euro, ecco, così avete un'idea anche di quanto fa la moto se riforniscono i 10 euro. Se questo qua ce la fa ad andare, ci fa un favore. Ok, gommata abbiamo 19-17, quindi questa è una moto che tranquillamente va in fuoristrada. 120 all'anteriore, 170 al posteriore. Ora sulla versione tramontana e sulla versione GS Trophy, la GS Trophy è quella più adatta per andare a fuoristrada, abbiamo i cerchi a raggi, qua sono dorati, veramente bellissimi, incrociati, mentre sulla versione base, livrea light white, quella bianca, guardate ragazzi, è un Desert X della Ducati, e sulla versione triple black abbiamo i cerchi in lega, qua invece sono a raggi. Poi come ABS della BMW, ABS Pro della BMW, la strumentazione TFT da 6.5 pollici, che è la classica strumentazione, insomma, già vista altre volte, già provata diverse volte. Pacchetto elettronico, un mare di cose, abbiamo il Dynamic Traction Control, Dynamic Cruise Control, Dynamic Brake Control, abbiamo l'MSR che è il sistema di regolazione della coppia del motore, abbiamo 4 radi mode per cambiare mode, aspettate che adesso c'è traffico quindi non vorrei mai incasinarmi, comunque abbiamo 4 modalità che sono Road, Rain, Eco e la Enduro. Con il pacchetto con il pacchetto Dynamic ci sono dentro le tre modalità di guida aggiuntive, che sono la Dynamic, Dynamic Pro e l'Enduro Pro, ma di base 4 riding mode, l'eco è quella per, diciamo, risparmiare più carburante. C'è il tasto menu, c'è il tasto mode da qualche parte per cambiare modalità, comunque si può fare, ah è qua, che stupido, mode, road, dynamic, rain, road, dynamic e via dicendo. Le modalità comprese nel pacchetto Dynamic sono personalizzabili, io mi sono messo adesso in Dynamic.
Poi sempre di serie abbiamo anche il sistema Hill Hold Control, quello che aiuta la moto di partenza in salita. Abbiamo i paramani di serie, abbiamo le manopole riscaldate, paramani ovviamente con indicatori di direzione integrati. Avete anche di serie la porta USB per ricaricare anche il telefono con il vano, e il sistema e-call anche è compreso nel prezzo. Queste qua diciamo che sono un po' le cose tutte comprese nella cifra di questa moto, già anche sulla versione base da 20.850 con livrea bianca. In più, diciamo come accessori speciali, BMW li chiama così, avete anche la DSA, che sono appunto le Dynamic Suspension Adjustment, le sospensioni elettroniche con compensazione automatica del carico. Poi avete anche il cambio elettronico up e down, che ho preso comunque sempre nel pacchetto Dynamic. Poi avete sella del pilota e del passeggero anche riscaldate. Insomma, accessori optional ce ne sono veramente tantissimi. E ci sono anche i riding assist, in questo caso parliamo del radar anticollisione anteriore e posteriore. Ora, per i prezzi, sito ufficiale BMW, comunque a memoria, rider assist, radar anteriore e posteriore, un sistema diciamo visto anche sulla multistrada V4, parliamo di circa 800 euro. Poi il pacchetto Dynamic 1650 euro, e avete dentro cambio elettronico up e down, avete dentro il DSA, avete dentro le modalità di guida Pro, Dynamic Pro, Dynamic e Enduro Pro, e avete dentro anche il brake sport, insomma i freni migliorati con la scritta rossa BMW. E altra cosa, l'altezza sella adattiva, quella che vi permette di abbassare la sella da 8,50 a 8,20 quando avete bisogno di fermarvi e via dicendo, costa 500 euro se ricordo bene. Quindi queste qua più o meno sono i prezzi, diciamo, delle cose più interessanti. Mentre se parliamo di prezzi, allora la moto, vi ricordo, in livrea bianca, light white, parte da 20.850 euro. Poi se volete la versione nera, triple black, o la GS Trophy, quella più indicata se vogliamo per i fuoristrada, 850 euro. La top, questa qua, la tramontana 719, 2.800 euro in più rispetto ai 20.850 della versione base. Questa grande linea, ragazzi, è la nuova R1003CS. Comoda. Hanno settato il tasto multifunzione con il parabrezza elettrico. Guardate, premo, si alza. E premo e si abbassa. Teniamolo bello alto perché oggi c'è vento. Spero che l'audio, ragazzi, si senta bene. Cambio elettronico funziona molto bene. Dai, adesso siamo usciti dalla città, ci facciamo un nostro girettino. Ci facciamo un girettino, tra virgolette, tranquillo, con qualche curvetta. Non siamo al Ride Together della BMW che vi portano sui monti, sulle colline a fare le curve, però cercherò di sfruttare questa mezz'oretta, 40 minuti per divertirci un po', insomma, dove la strada permette di farlo, perché sapete che con i vari controlli, vi dicendo, ho dovuto scegliere una strada un pochettino, ecco, dove si potesse andare un pochettino più allegrotti, senza esagerare. Beh, la moto è facilissima, ragazzi, cambio elettronico veramente perfetto, vibrazioni pochissime ed è comoda anche molto la sella. Ottimo al fatto che avete i paramani comunque di serie, cioè comunque già la versione di serie, la versione quella con livrea bianca, light white, no? La base 20.850, già comunque di serie vi danno paramani, vi danno manopole riscaldate, le call soltanto costa tipo 300 euro, quindi ecco, già nella versione base la moto secondo me è molto interessante. La tramontana è la top, è quella più bella. Questa è una moto che tranquillamente va anche in fuoristrada,
col 19, ma io ovviamente non testerò il fuoristrada, anche perché comunque diciamo che tendenzialmente, ecco, non vogliono che provi le moto in fuoristrada, le versioni demo, capite che sono moto che in fuoristrada c'è sempre comunque il rischio, però tranquillamente questa moto può andare in fuoristrada. Sospensioni veramente ottime. Il motore, la coppia si sente tutta, appena sfiori leggermente il gas, lo apri leggermente, subito una cattiveria. Buona la protezione dall'aria, io sono alto 1,87, peso 80 kg, tocco a terra bene, poi ve lo faccio vedere magari quando poi riparto per tornare indietro, e ho una buona protezione, cioè parabrezza così è bello in alto. Motore bello cattivo, ragazzi. Motore bello cattivo. Beh, che io della BMW comunque ho provato la RT 1250, quindi questo motore fondamentalmente lo conosco nella versione 1250, poi è cambiato diventando 1300, aumentando l'alesaggio e i componenti interni, però il motore più o meno, ecco, ho un'idea, avevo già un'idea prima di come andava. Poi ho provato anche la 1600 GT, la versione B, quindi ecco, i motori BMW li conosco, mi piace molto, cioè ha un'ottima erogazione, questa R1300 ha un'ottima spinta, poi si gestisce veramente molto bene, molto intuitiva. Apriamo tutto con il gas, proviamo. Mamma mia! Che spinta ragazzi, che spinta, un allungo, mamma mia, un allungo, frena molto bene la moto, frena molto bene, ovviamente non si scompone neanche, non è che abbia fatto chissà quale frenata però. Vediamo se la GoPro sta ancora registrando, sembra di sì, speriamo che vada tutto bene, l'audio vi dicendo. Veramente zero vibrazioni, a 100 all'ora, adesso siamo a 100 all'ora, quinta marcia, assolutamente vibrazioni pari praticamente a zero, nessun fastidio. Il cambio elettronico funziona molto bene sia a salire che a scendere. Poi il mio consiglio è comprarvi la moto quantomeno con il pacchetto Dynamic per avere sospensioni DSA nuove, cambio elettronico e le modalità di guida pro, fondamentalmente per quello ve lo consiglio, che sono cose un po' basilari insomma su moto di questi livelli, no? Però ovviamente ci sono vari pacchetti anche che dalla BMW, cioè per personalizzare, upgradare questa moto, nel configuratore BMW trovate una marea di cose. Io uso ogni tanto la frizione, ogni tanto cambio elettronico perché per abitudine, vedete adesso cambio elettronico, quarta, nessun problema, a parte la buca che ho preso.
bene. Quarta, terza, cambio elettronico, perfetto. È molto comoda, cioè, cioè per assurdo, no? Adesso faccio un paragone che sicuramente è stupido, perché uno che vuole questa moto non va a vedere in casa Benelli. Però, avendo provato la 702 della TRK della Benelli, è più ingombrante. Cioè, questa moto dà l'idea comunque di essere meno pesante e molto più agile, molto meno ingombrante rispetto alla TRK. Perché cito la TRK? Perché è la moto più venduta in Italia e al secondo posto c'è, al terzo posto c'è la BMW, quindi per assurdo sono concorrenti, no? La 702X e questa R1003GS sono tutto un altro segmento, non parliamone neanche, però assurdamente sono finite concorrenti in Italia, ma questa moto qua, pur avendo un motore molto più grosso, è più agile, più intuitiva, secondo me dà più feeling anche rispetto alla TRK. Ecco, questa è una cosa stupida, però se qualcuno dice la TRK, ecco, questa è più leggera, secondo me più leggera, si porta meglio, ecco, mettiamolo in questo modo, dà più feeling, una gestione probabilmente migliore delle masse, vi dicendo. Il motore borbotta, comunque, veramente oggi c'era molto vento con l'Hornet, ho preso una marea di vento, però non ho, in moto si sente poco. Cambio elettronico, seconda, terza, cambio, perfetto. Ora adesso questo giretto qua non può durare tanto, anche se sarei andato ben più lontano, quindi adesso cerchiamo una strada per tornare indietro, più avanti c'è una rotonda, poi mi fermo, faccio una storia e torniamo alla concessionaria. È veramente bella nelle verniciature, nel design, nelle rifiniture, veramente una moto fatta bene bene bene, cioè ovviamente per quello che costa, ci mancherebbe anche. Ovviamente è presente il cruise control e via dicendo, strumentazione con tutte le varie informazioni, anche la temperatura esterna, marcia inserita, velocità, modalità inserita, giri, benzina. La 719 ha diverse parti fresate, oltre a questa livrea esclusiva. Però ecco, soltanto per questo allestimento tramontana sono 2800 euro in più, ma tendenzialmente la clientela BMW se la può tranquillamente permettere volendo. Allora, fermiamoci da qualche parte, in questo paesino, San Fiorano. Fermiamoci da qualche parte per fare una storia, magari veloce, una foto, un mini video, così poi la riportiamo alla concessionaria la moto. Magari andrò oltre la mezz'ora di prova, però dai, almeno gli ho fatto 10 euro di benzina, come avevano detto, fai 5 euro, fai tranquillo, faccio 10 almeno, anche solo per ringraziarli, insomma, per la prova, vi dicendo. Ovviamente chiunque può testare questa moto, basta iscriversi comunque al Test Now BMW, si cerca la concessionaria vicino e tranquillamente, insomma, si può provare. Ora però mi volevo mettere, magari no, ho sbagliato, perché ho il sole contro e la voglio alle spalle, non la voglio dritta perché sennò non riesco a fare la foto, quindi me la metto qua. Ok, ora ragazzi, per spegnere la moto, tastino, giù il cavalletto, c'è anche quello centrale, non sbagliatevi, faccio una storia e poi riprendiamo. Ok ragazzi, video fatto, che vedrete, avrete visto penso sabato, quindi un'anteprima diciamo della moto, velocemente, ho un po' fiatone, sono un po' di corsa, ho fatto una storia anche su Instagram, diverse foto, quindi ripartiamo ragazzi. Però veramente è molto bella, cioè il faro anteriore a me piace un botto. Dai, allora ripartiamo e torniamo indietro.
Ovviamente, vi dicevo prima, tocco bene da entrambe le parti, però la funzione comunque di altezza relativa può essere utile per chi magari non è troppo alto. Va bene, siamo ripartiti. Ah, senza. Ah, ok, no, niente, è una cosa mia. Ok, rimaniamo in Dynamic come modalità di guida, non ci spostiamo perché non avrebbe molto senso. È un peccato che Erika non sia venuta a provare con me la moto. Però, vabbè, perché secondo me le sarebbe piaciuta, ma lei è innamorata. Lei il GS non piace tanto. Erika è innamorata della S1000XR da quando l'ho provata l'anno scorso e ha detto che verrà con me per provare la versione nuova della S1000XR 2024, visto che l'hanno un po' migliorata. Quindi in quel video, ecco, ci sarà sicuramente anche lei durante quella prova. È un bel giocattolo questa moto, un bel giocattolo in senso positivo, cioè giocattolo perché è talmente facile da usare, molto intuitiva, che sembra un giocattolo in senso positivo, ecco, in senso buono del termine. Anche adesso una buona protezione aerodinamica, protegge bene il parabrezza. Riprende molto bene il motore. Questo è uno dei pochi posti che ho visto con delle ciclabili così lunghe. Io vado sempre in bici, faccio sempre questa ciclabile, chilometri e chilometri di ciclabile che si snodano in giro, insomma, per la pianura. Sono posti qua vicino a Piacenza che io adoro e per questo che sono venuto qua in moto. Guardate, si usa molto bene, a piegarla non ci metti niente. Non fatevi spaventare dal suo peso, cioè dal suo peso, che poi ve l'ho detto, non pesa tanto. Però magari in foto vi sembrerà essere una moto un po' grossa, però
ma è una moto che veramente si gestisce benissimo. La frenata è la cosa che forse mi stupisce di più, cioè veramente non so se è perché nel pacchetto Dynamic ci sono questi freni, ma veramente frena benissimo la moto, cioè mamma mia. Cose che mi piacciono sicuramente il fatto che è una moto intuitiva e facilissima, non richiede chissà quale prestanza fisica per essere guidata. Mi spiego meglio, la K1600 GT richiede una certa prestanza fisica, cioè è una moto grossa, pesante, ingombrante, per guidarla serve avere una certa massa, no? Diciamo un mingherlino magari si troverebbe, lo può fare, ma magari si troverebbe un pochettino in difficoltà, no? In questo senso intendo dire. Idem anche altre moto simili della BMW, magari che vanno a pesare 300 kg e passa. In questo caso invece è una moto che si riesce a guidare benissimo senza che richieda la moto chissà quale sforzo per essere portata. Il trattore proprio adesso doveva passare, giustamente. Cerchiamo di levarcelo di torno in fretta. Ovviamente io sono più in linea con il motore 4 cilindri della BMW, cioè a me piace più il motore della S1000XR, il motore della S1000R, due BMW insomma che ho provato con motore 4 cilindri, perché io proprio venendo da sportivo 4 cilindri sono più abituato alle 4 cilindri, però devo dire che questo motore si comporta benissimo, ecco, soprattutto a poche vibrazioni. Questa è una moto ragazzi adatta per viaggiare, adatta anche per andare in fuoristrada, per viaggiare è molto comoda. Si sta su bene sicuramente anche in coppia e il motore è bello fluido, bello elastico, ha molta spinta, quindi è una moto che per viaggiare è più che perfetta, ma queste cose sono più che risapute in quanto è una moto questa utilizzabilissima, anzi usatissima soprattutto per viaggiare più che non per andare a fare fuori strada. Se non sbaglio c'è un pacchetto chiamato Enduro Pro proprio per chi volesse andare a fare del fuoristrada con questa moto. Ok, noi siamo quasi arrivati ragazzi, siamo a Piacenza, facciamo passare ragazzi però in macchina veramente la gente va in giro come... siamo a Piacenza e siamo quasi arrivati, cosa dire? Dicevo purtroppo non ho fatto una prova durante un Ride Together, anche perché BMW non ha ancora messo fuori le date del Ride Together 2024, quindi il Ride Together è quell'evento che fanno ogni anno in BMW dove comunque preparano un percorso di circa poi che dura un'oretta dove testare le varie moto nuove della BMW, no? Su vari percorsi magari di collina, montagna, con un po' di curve, quindi io la moto la sto provando a Piacenza, le strade sono quelle che sono, non posso creare un passo dove non c'è, ci sarebbe il passo Penice, però devo andare a Bobbio, cioè ci voleva una prova per andare là che durava un'ora, un'ora e mezza, ma di più, due ore, e ripeto qua il tempo comunque è un po' limitato, anzi già ho sforato, sicuramente era il mio tempo. E che dire, ragazzi è una bella moto, cioè è una bella moto, bella costosa, però non ha secondo me difetti se non il prezzo alto, però non è un difetto, cioè se la moto è fatta bene la moto va a costare,
È una moto che ha poche vibrazioni, pochissime vibrazioni, anche a 140 all'ora vibra veramente poco la moto. Ottima la cambiata, cambio elettronico perfetto, ma lo è sempre perfetto cambio elettronico. Su tutte le BMW che ho provato, anche l'F900R, il cambio elettronico era perfetto. Funziona molto bene anche la leva della frizione normale, cioè se volete usare il cambio normalmente senza cambio elettronico, tranquilli che è perfetto. Qua cerchiamo di non andare a sbattere contro qualcuno, che sono mezzi matti qua in città. Buone le sospensioni. Ecco, io vi consiglio, se vi interessa questa moto, allestimento base, quantomeno il pacchetto Dynamic, quello ve lo consiglio, 1600 euro, però ecco, dicevo, cambio elettronico, DSA, sono sicuramente super consigliate, più che non tanto le modalità di guida pro, che sono personalizzabili. Non è ingombrante, non è difficile da portare, è molto facile da portare, e in questo sicuramente aiuta anche l'elettronica che viene in soccorso. Io ho provato la moto in Dynamic, ma se avete problemi, mod e andate in rain per esempio, cambia molto il carattere della moto, oppure andate in road, no? Adesso mi sono messo in road e capite, comunque sia l'elettronica vi viene molto in aiuto. Poche vibrazioni, poco ingombrante la moto, si manovra molto bene, ottimo feeling di guida, bella come fatta, di lusso, cioè nel senso, comunque è una moto questa qua di lusso, quindi anche per farsi vedere, mettiamo, no? È una cosa stupida, però proprio come rappresentanza è una moto di un certo livello, bellissima, cioè non gli trovi un difetto secondo me, cioè a meno che non andare a cercare pelo nell'uovo, vi direi che forse un po' d'aria mi arrivava anche con tutto parabrezza, però comunque volendo si può, ci sono sicuramente optional per quanto riguarda anche parabrezza e via dicendo. Però veramente wow, cioè, ma tutte le moto della BMW sono wow, sono moto costose, però per chi se le può permettere, cioè per chi se le può permettere ha in mano il top di quello che la casa offre. Questa moto va a fare concorrenza alla KTM 1090 Super Adventure S e anche alla Ducati Multistrada V4. Non ho ancora provato la Ducati, ho provato la KTM, tra le due io andrei sulla BMW ovviamente, che è a parità di prezzo. Una cosa, discorso che ho fatto altre volte, io in tutta onestà tra 20.850 di questa moto e circa 19-20.000 dell'Africa Twin Adventure Sport 2024 versione DCT, anche se volete, ma tutta la vita la BMW, cioè Honda paga un motore con poca potenza, 102 cavalli, poca coppia, anche se molti sono rassicurati dal discorso Honda, ma io tutta la vita, cioè prezzo simile, tutta la vita andrei sulla BMW, cioè questo è un discorso che facevo alla scrivania, che ho voluto riproporre anche qua. E io ho provato, vi ricordo, l'Africa Twin Adventure Sport 2023, quindi so di cosa sto parlando. Siamo arrivati ragazzi, ringrazio la BMW di Piacenza per questa prova, mi scuso con loro se la vedranno per il tempo che ho sforato, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Veramente, mamma mia, che mezzo, che mezzo. Ciao ragazzi e ci vediamo nel prossimo video.